noi partiamo, come dire, sul valore dell'agricoltura. L'agricoltura deve continuare a produrre alimenti perché il mondo ha bisogno di alimenti. Noi stiamo ragionando sicuramente in una società che ha risolto tanti problemi grazie agli agricoltori, però nel mondo c'è ancora chi muore di fame, quindi il primo obiettivo dell'agricoltura è continuare a produrre alimenti. E poi c'è il valore, come dire, dell'agricoltura legato all'ambiente, al territorio, alla cosiddetta sostenibilità. Ciò che noi vogliamo affermare è che di per sé l'agricoltura è un bene comune, quindi bisogna investire. Poi noi stiamo in una terra, come dire, meravigliosa, il Salento, e quindi se riusciamo a coniugare il territorio, a valorizzare il territorio con quello che c'è sul territorio, che è arte, che è mare, è storia, è agricoltura, è anche saper produrre, saper mangiare, e quindi è un contributo che viene dato anche per risolvere i problemi in generale dell'economia italiana, quindi non solo degli agricoltori. Sicuramente bisogna prendere in considerazione il fatto che ormai tutti parlano di agricoltura, perché sembrerebbe, come lo è, lo strumento che può in qualche maniera aiutare il sistema Italia ad una rinascita economica. E la CIA ha organizzato questo confronto giustamente e ha sollecitato e sta cercando di sollecitare il governo per cercare di mettere in atto tutta una serie di azioni che in qualche maniera tutelino questo settore che finalmente ci sta dando ragione. E lo vediamo ogni giorno, anche noi qui in Puglia stiamo avendo finalmente un grande successo, turisti, soprattutto nel settore turistico, grazie all'enogastronomia, grazie appunto ai nostri prodotti tipici. Sono stati messi in campo dei bandi e delle iniziative che hanno messo nelle condizioni il giovane di intraprendere in questo settore, e continueremo a fare altre iniziative di questo tipo, metteremo a disposizione altre risorse per il giovane che vuole intraprendere, soprattutto per il giovane che si consorzia con altri giovani, perché dobbiamo diffondere sempre di più la cultura dell'associativismo, che purtroppo non ha avuto grande successo nella nostra regione, ma nel meridione in genere. Deve avviare delle riforme strutturali, il momento è realmente drammatico, possiamo uscire solamente se il governo si muove in fretta. Io lo vado ripetendo da tempo, il tempo è scaduto, bisogna fare in fretta. Parlando di agricoltura, a me fa piacere che il Presidente Politi abbia riportato di nuovo qui la conferenza economica, dando grande valore al nostro territorio. Il comparto dell'agricoltura nel Salento ha rivestito il ruolo di comparto primario. Noi ci auguriamo che possa ritornare ad essere, perché i prodotti che noi abbiamo in agricoltura sono prodotti unici, di grandissima qualità, e perciò abbiamo la possibilità sicuramente che l'agricoltura possa essere uno dei protagonisti dello sviluppo economico del territorio.